Scommettate? Allora, oggi faremo questi angioletti wire. Sono grandi circa 10 cm e larghi più o meno 7-8 cm. È una decorazione realizzata in filo di ferro questa volta. E allora devo ringraziare Manu, che è la persona che mi ha richiesto un tutorial su questi angioletti. Spero di esserci riuscita, spero comunque di avvicinarmi più o meno a quello che mi avevi chiesto. Allora, è abbastanza semplice. La vera difficoltà sta nel fatto che è molto più semplice seguire, per fare questo tipo di sagome, seguire un disegno, un disegno che voi abbiate su un foglio, facendo i contorni con il filo direttamente sul foglio. Questo è il modo più semplice. Naturalmente si può fare anche a mano libera, se ve la sentite. Questo è fatto a mano libera basandovi su un disegno. Allora, spero di riuscire a spiegarmi, adesso vi mostro il tutorial, vi dirò di cosa avrete bisogno, dei materiali, eccetera, eccetera. Saranno indicazioni verbali, quindi vi invito a guardare in modo particolare, a studiare in modo particolare le immagini che vedete, perché forse quello è il modo più semplice per dirvi e raccontarvi come si faccia questo angioletto. E per il resto spero vi piaccia. Ciao! Comincio mostrandovi il risultato finito, perché vorrei che voi teneste alla mente come è fatto questo angioletto. Se è possibile, se volete, fate un fermo immagine sulla foto che ho postato all'inizio del video, in modo che abbiate un'idea iniziale di come si deve svolgere il tutto. Questo vi aiuterà moltissimo, secondo me. Allora, l'occorrente è questo: del filo metallico dello spessore di 0,8, lungo circa 60 cm, la solita pinza a punte coniche, una pinza per stringere meglio, la solita tronchesina, certamente, una squadra o una riga per misurare, e direi che il materiale è questo. Ha naturalmente le forme, potete utilizzare del materiale che avete in casa, di recupero, quello che desiderate. Io utilizzo questo burro cacao per fare la forma della testa e poi il pennarello per fare altri dettagli anatomici. Allora, prendiamo il filo e partiamo dalla testa. La prima cosa che disegneremo sarà la testa, utilizzando questo burro cacao. Allora, formiamo la testa. Lasciamo da una parte una linguetta di filo, più o meno 5-6 cm, che ci servirà solo per la chiusura, quindi il lavoro si svilupperà sulla lunghezza del filo, su questa lavoreremo in pratica, mentre questo rimarrà in sospensione sul lavoro. Allora formiamo la testa, vi dicevo. Io farò conto che il volto si sviluppi quindi sia da questo lato, sul lato destro della forma, e comincio facendo alcuni dettagli anatomici. Io trovo più comodo lasciare inserito la forma, il burro cacao, in modo da lavorare senza deformare troppo questa rotondità. Se voi non vi trovate comodi, potete tranquillamente rimuoverlo. Allora, la prima cosa che farò è disegnare questa specie di virgola. Di fatto è una virgola verso l'esterno, questo cornetto, chiamiamolo così, ma non è un cornetto, è il ricciolo, è la parte del ricciolino in cima alla testa, che farò nella parte superiore destra del capo. Allora faccio così, lascio il filo un po' lento, di modo che possa fare passare tra filo e forma le punte delle pinze. Poi afferrerò nella parte destra, superiore destra al filo, e farò questo movimento. Faccio fare questo movimento al filo. Da prima ruoto il filo verso sinistra, in questo modo, ok? Faccio una curva. Poi afferro la curva che si è formata, la afferro in cima e la ruoto verso destra. Di nuovo, se per caso non è ben delineata, ripeto il movimento verso sinistra e verso destra e vedrete che si formerà in questo modo una specie di virgola. Voglio raddrizzare un po' il filo, ok? Questo è il ricciolino del capo. Allora, adesso farò l'incavo degli occhi, diciamo, all'altezza degli occhi, da cui partirà poi la forma delle guance, che farò un po' panciute. Inserisco sempre, tengo inserita la forma, ok?
la tengo però un po' larga. Allora, afferro, questa misura è una misura ad occhio, quindi all'incirca dove immagino che capiti l'inizio delle guance, afferro il filo con la punta delle pinze e lo ruoto un pochino verso il basso. Avrò fatto questa leggera curva, qui immaginiamo che ci sia la fronte, dunque, qui gli occhi e da questo lato le guance, che io voglio fare però più paffute. Per renderle più paffute utilizzo quest'altra forma che è un pennarello. Ok, faccio così, vedete? E ho fatto delle guance un po' paffute. Se si sforma troppo, possiamo sempre riutilizzare la nostra dima, chiamiamola così. Ecco qui, vedete? Allora adesso stiamo utilizzando la parte sempre lunga, ovviamente, del filo. Dobbiamo fare le braccia. Allora, per fare l'attacco delle braccia, afferro il filo poco sotto la guancia, non vado troppo dentro, non andate troppo dentro, poco sotto la guancia, ok? E porto il filo verso l'esterno. Praticamente il filo deve arrivare ad essere, diciamo, a 90 gradi con la testa, più o meno, ecco, verso l'esterno. Sono le braccia nell'atto della brughiera. Allora, braccia e mano saranno lunghi circa 3 centimetri. Allora, per fare l'attaccatura delle mani, calcolo 2 centimetri dalla piega, ok? Dal sottomento. Allora, calcolo 2 centimetri, afferro in questo punto, quindi, guardate, le misure non sono al millimetro, ma non serve che lo siano però, quindi tranquillamente possiamo fare in questo modo. Allora, vi dicevo, a 2 centimetri afferro il filo. Adesso dobbiamo formare le mani. Porto il filo leggermente sopra, leggermente, non devo fare una grande curva. Poi di nuovo afferro il filo a circa, diciamo, 4 mm e lo piego verso il basso. Afferro ancora il filo a circa 5 mm. E lo ripiego nuovamente verso il basso. Questa volta un pochino di più, facciamo 6 mm, un millimetro in più di prima, e vado verso il polso, verso quello che sarà il polso. Sono misure approssimative, naturalmente voi potrete valutare se fare più grande o più piccola la mano, insomma. Poi adesso vorrei tornare un po' indietro perché il polso se no si stringe troppo. Vorrei tornare un pochino indietro. Ecco qua. Ok. Ora devo fare il gomito. Per il gomito mi tengo a circa 1 cm. Anche questa è una misura ad occhio, valutata ad occhio. Circa 1 cm dall'ultima piega. Ok? Afferro il filo. Faccio una piega abbastanza. Scusate, nel senso opposto, una piega netta ma nel senso opposto, stavo sbagliando. Ok, vedete? Adesso devo fare un'altra piega netta che porti verso il corpo, devo disegnare cioè la pancia dell'angioletto. Tengo come riferimento questo angolo, questo, il sottomento. Allora, non disegnerò il prossimo angolo qui sotto, ma più esterno, mi terrò molto più all'esterno, ok? Quindi fate ad occhio, ma tenetevi fuori da questa linea. Afferro qui e scendo verso il corpo, ok? Vediamo. Cerco di tenere piatto il filo per mostrarvi come è venuto, vedete? Allora, qui possiamo fare, innanzitutto, poi se siete più bravi di me, certamente potete fare dei dettagli anatomici. Vorrei fare l'omero, giusto? Si chiama omero. Vediamo se riesco a disegnare un po' l'omero. Vediamo se ce l'ho fatta. Più o meno. Ok, porto le braccia un po' più su, il braccio un po' più su. Ok. Beh, anche qui non è proprio così diritto.
Allora, adesso devo fare la pancia. Per disegnare la pancia faccio in questo modo. Con la mano, con il pollice, descrivo una curva, un'ampia curva, un po' a pera verso la fine. Ok? In questo modo. Calcolo all'incirca, dall'ultima curva che ho fatto fino verso il basso, 2,5 cm. Dunque, 2,5 cm cade qui, afferro il filo qui, dunque, ok, e riporto il filo in asse all'incirca, in asse con il corpo, con una piccola piega, non deve essere una cosa molto accentuata. Qui si è persa un po' la pancia, ma la devo rifare. Aspettate un po'. Ops, ecco, forse è meglio così, ho fatto una piega migliore, guardate. Ok, adesso da qui partirà la coscia. La coscia anche lei, anch'essa un po' morbida, quindi la lascerò un po' tondeggiante. Dunque, dall'ultima piega fino in basso, calcolo circa 1,5 cm. Misuriamo in questo caso. Poi potete andare ad occhio, vi ripeto, non sono misure da prendere proprio alla perfezione. Dunque, 1,5 cm. Adesso devo cominciare a descrivere il ginocchio. Per fare il ginocchio non farò nient'altro che una curva come questa che vedete in alto, la curva del ricciolo, cioè una V verso l'esterno. Piego il filo, lo riporto indietro e lo riporto indietro un'altra volta. Ho fatto una V. Questo per me è il ginocchio. Allora, adesso devo fare la tibia, no, non voglio farla troppo diritta. Dall'ultimissima curva, dall'ultima piega, che è questa, calcolo circa 1 cm. 1 cm è la lunghezza della tibia. Afferro il filo, lo porto fuori, questa volta in una maniera un po' più netta. Devo fare il piede, questo è il collo del piede. Allora, vi dico che l'ho misurato prima quest'angolo perché mi veniva il piede un po' strano, un po' sbilenco, e sono, se volete saperlo, se vi possa, si può essere utile, sono 120 gradi circa quest'angolo interno. Allora, dunque, il piede è lungo 1 cm, in questo caso misuro, ok? Sono qui, vedete? Afferro il filo qui, dunque lo porto indietro, in questo modo, e descrivo un angolo, vedete, abbastanza netto, abbastanza una curva decisa, in questo modo. Allora, ora allargo un po', seguitemi, a circa 3 mm dalla curva, 3, io vado un po' a occhio, ma comunque sono misure misurate, sono misure verificate prima. Allora, diciamo che a circa 3 mm porto il filo verso l'alto un pochino, questa è la punta del piede, poi lo riporto verso il basso per fare la pianta, di pochissimo, dopodiché devo fare il tallone. Per fare il tallone all'incirca io mi oriento, diciamo che guardo questa curva, il collo del piede, faccio una specie di linea in diagonale, una linea diciamo immaginario ovviamente, in diagonale, inserisco le pinze fino al punto più largo delle pinze e faccio il tallone e giro il filo per creare il tallone. Siamo qui. Allora, naturalmente voglio tornare un pochettino indietro per fare la caviglia, per disegnare la caviglia, altrimenti non si capisce bene come sia fatto questo piede. Ecco qui, vedete? Mettiamo un po' giù. Poi magari sarà utile martellare un pochino il filo. Vedete che sono riuscita a fare un piede discretamente, diciamo così. Quindi tibia, poi da qui a qui 1 cm, a circa 3 mm ho fatto una piega, ho riportato appena un po' indietro il filo per fare la pianta,
tallone e di nuovo il filo indietro. Adesso dobbiamo fare il polpaccio. Una cosa che consiglio è di fare il polpaccio cicciotto. Cicciotto e di lasciare lo spazio, diciamo l'ampiezza del ginocchio abbastanza evidente, perché così con la coscia bella grossa dà un'idea maggiore di putto, insomma, di bambino, di angioletto. Quindi, allora, per segnare il punto in cui farò l'incavo del ginocchio, io mi riferisco a questa curva, alla prima curva del ginocchio stesso, cioè quella con cui ho descritto il ginocchio. Quindi a questa altezza afferro il filo. Ovviamente io sono sempre abbastanza scomoda perché c'è la camera che impiccia un pochino, però insomma penso che si veda. Ok, afferro il filo qui, lo porto un po' indietro, un po', eh. Allora, il ginocchio deve essere un po' cicciottello. Ok? Siamo qui. Ho portato il filo un po' indietro. Devo fare la coscia. Anche la coscia ovviamente è un po' cicciottella. Quindi la disegno con il pollice in questa maniera. Allora, per segnare il punto in cui inizia, come si chiama, il sedere. Sì, forse si chiama così, dell'angioletto. Prendo in considerazione questa curva da quest'altro lato, quella dell'inizio della gamba, e sto un pochino più sotto però, un po', 2-3 mm più sotto, e faccio una piega, in questo caso abbastanza evidente. Ok, vado indietro così, vedete? Adesso uso questo pennarello per fare il cosiddetto sedere. Quindi descrivo una curva, non c'è bisogno di girare il filo tutto attorno, basta insomma un accenno di curva, perché poi dovremo fare subito la schiena, subito, quindi non c'è bisogno di arrivare fino in fondo, di fare come dire, un emiciclo, ecco, non bisogna arrivare a tanto. Allora, vedete, questo è il sedere un po' a pera, ecco, diciamo così. Adesso per fare la schiena io non farò altro che disegnare sempre con le dita, in questa maniera. Guardate un po'. Allora, ho capito che devo rientrare un po' di più se voglio mantenere la forma cicciotta. Ok, direi che così può andare bene. Vedete? Tolgo una mano. Allora, è arrivato il momento di chiudere. Questo filetto che abbiamo tenuto all'inizio serve per chiudere il disegno, per fare la prima chiusura del disegno. Poi partiremo con il resto del filo, per disegnare le ali. Allora, dobbiamo chiudere. Troviamo, sistemiamo la nostra figura se c'è bisogno di sistemarla. Ok? Dopodiché troviamo un modo comodo per afferrare entrambi i fili, quello corto e quello lungo. E quello corto lo utilizziamo per chiudere. Lo giro, cioè attorno alla schiena, alla schiena dell'angioletto, finché riesco a girarlo. In questo modo, vedete, ho fatto un po' di giri stretti. Dopodiché lo taglio. Quando non posso più andare avanti, lo taglio. Abbasso questo tratto di filo perché non tagli. Ok? Vedete? Se c'è da fare qualche aggiustamento si fa, insomma è sempre il solito discorso. Ok, così il polpaccio è abbastanza ciccio, ecco qua. Siamo quasi 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 alla fine. Cosa ci mancano? Cosa ci manca? Le ali, ovviamente. Per fare le ali prendo la parte lunga del filo. E qui, allora, io mi sono ispirata un pochino alle ali delle farfalle, ognuno farà, immagino, come crede. Uso il pollice per disegnare queste ali, che più o meno si staccheranno dal corpo 2-3 centimetri forse in questo caso. Faccio così. Poi voglio fare una specie di zigrinatura. Disegnerò, cioè, due V ad imitazione un pochino delle ali delle farfalle, come ho fatto prima, come vi ho già fatto vedere. Indietro, ripiego, indietro,
e di nuovo in avanti. Ho fatto una piccola zigrinatura. Allora, adesso proseguo facendo rientrare un po' il filo. Prendo come riferimento più o meno, diciamo, il ginocchio. Sì, il ginocchio. Allora, afferro con le pinze il filo all'altezza del ginocchio. Qui vorrei che rientrasse un po' di più, però, ok? Diciamo che afferro qui. Porto tutto indietro il filo. Scusate se mi muovo, ma purtroppo non è semplice lavorare così. Guardate, ho portato tutto indietro il filo. Questo lo voglio fare un po' più in alto, ok? Allora, qui questa V che ho scritto, che ho disegnato, l'allargo un pochino. Potrebbe già andare bene, vediamo, io farei qualche altro piccolo aggiustamento. Allora, all'altezza del posteriore dell'angioletto faccio una rientranza così. Poi di nuovo in senso contrario il filo, vorrei fare una piega invece arrotondata, quindi verso il corpo dell'angioletto. Vediamo se sta bene. Magari un po' più rotonda. Ok. Direi che può andare. Ora posso chiudere definitivamente il lavoro. Quindi, di nuovo, afferro i due fili rimasti, i due fili, quello che descrive la schiena e poi il filo lungo. Afferro in maniera stabile e avvolgo. Oh, allora, questo filo è un po' lungo, quindi lo taglierò, non di tantissimo, ma lo taglierò. Vado di qui che è un po' più facile. Ok. Abbiamo quasi finito, eh? Arrivati a fine corsa, quando non c'è più spazio, ok? Posso tagliare. Taglio, al solito abbasso la codina di filo, come sempre, e voilà. Oh, allora, diamo qualche piccola sistemata a tutto. Le gambe, allarghiamo un po' la coscia, le manine in preghiera. Ok, adesso un piccolo consiglio che posso darvi è quello di passare magari sulla base per martellare e dare qualche piccolo colpo di martello per sistemare la forma. Potete naturalmente decorare l'angioletto mettendoci delle perline, rivestendo il filo con del filato, magari sapete quello un po' peloso con i ciuffetti. Oppure ancora con del cordoncino, oppure con dello scotch colorato, quello che ritenete. Una bella idea secondo me è quella di colorare questi angioletti di ferro con la vernice per il ferro, tipo quella per le carrozzerie ad esempio, del colore che desiderate, magari di un colore natalizio se volete. Spero vi piaccia. Ciao!